La gloria di Dio sia con tutti noi. Pace del Signore e buongiorno e buon giovedì a tutti quanti. Dal fratello Angelo Piccone. Il Signore è grande, miei cari. In questi giorni il Signore si sta manifestando a tutti noi, in un modo o nell'altro. Ci sta facendo capire che i tempi sono vicini e lui ci sta avvisando di fare la sua volontà, nient'altro che la sua volontà, perché breve è il tempo del richiamo di tutti noi credenti che abbiamo professato e dato il cuore al suo figliolo Gesù Cristo. Perciò vi avviso, state fermi nella fede. Questo mi ho sentito di dirvi stamattina. Chi non l'ha visto il video, ieri sera ho fatto un video in diretta, Salmo 119, lo potete vedere insieme al mio profilo che è nei miei gruppi che ho mandato. Bene, mettiamo lei. Fatevi sentire. Onde possa aiutare. Gloria al Signore. Bene, il messaggio è stato lanciato. Gloria al Signore. Un bellissimo messaggio che ho lanciato stamattina, che il Signore possa benedire tutti quanti.
Bene, se siete disponibili, chiudete gli occhi o chinate il capo, preghiamo il Signore. Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai vedendo nella nostra vita. Grazie come tu ci stai benedicendo tutti quanti, Signore, come tu veramente stai elargendo benedizione a tutti. Grazie, Signore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu meriti ogni lode, ogni benedizione. Oh, buon Padre Celeste, stamattina ti vogliamo chiedere in preghiera di benedire tutti i nostri fratelli, amici e tutti quanti che hanno bisogno di te, Signore. Gloria al tuo santo nome, Signore. Benedici ancora i nostri familiari, benedici mia moglie, aiutala, sostienila e portala avanti. Signore, benedici ancora i miei figli, benedici ancora mia nuora, benedici ancora il mio genero, benedici i miei nipoti, ancora benedici i miei consuoceri, benedici tutti i miei amici, sorelle, fratelle, conoscenti, tutti quanti e anche i miei nemici se ne abbia ancora, che possono diventare meglio dei miei amici. Ti ringrazio, Padre, per questa benedizione che tu elargirai a tutti. Ancora per ultimo, come l'ultimo aborto, Signore, come disse Paolo, ti prego di benedire me. Ancora oltre di tutte le benedizioni che mi hai donato, Signore, soprattutto per la salute, ti chiedo aiuto, sostienimi, fai che possa fare ogni cosa secondo la tua volontà e che possa avere dei benefici immensi. Ti ringrazio, Padre, ancora guida tutto ciò che farò oggi, Signore, il lavoro e ogni cosa, Signore. Ti ringrazio, Signore. Ancora ti voglio presentare tutti i miei fratelli, sorelle, amici, parenti, tutti quanti, sia vicino che lontano. Ancora per quelle preghiere che abbiamo messo e hanno messo in internet. Signore, aiutali e sostienili. Fai che ogni soggetto di preghiera possa essere benedetto da te, Signore. Se c'è ancora qualcuno che in questi giorni sta pensando di scrivere una preghiera, Signore, solo con il pensiero che sta pensando, aiutalo e sostienilo. Grazie, Padre, ti ringrazio. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Miei cari nella grazia, vi saluto nella pace del Signore come se fossimo qui presenti, vi abbraccio come ogni giorno con una stretta di mano così nel petto. Sento il vostro calore e voi sentite il mio calore. Che il Signore possa benedirci. Un bacio doppio a tutti quanti. Dio ci benedica. Pace del Signore. Amen.